Bene, buonasera dottoressa Ciocchini, ciao Valentina e grazie per questa intervista, insomma, che è preludio al tuo prossimo seminario al Centro Milanese di Terapia della Famiglia. L'argomento è un argomento controverso perché è psicofarmaci in psicoterapia. Tu sei una collega, sei una insomma, psichiatra, oltre a questo sei psicoterapeuta, eccetera. Insomma, è un argomento controverso, c'è da scegliere sempre tra conoscere qual è la psicofarmacologia e non conoscerla, noi scegliamo di conoscerla, ovviamente. Assolutamente, infatti grazie Enzo di questa nuova possibilità che il centro, insomma, che tu mi offri di poter fare questo seminario con gli allievi del primo anno su questo argomento a volte ancora molto ostico, ma che credo sia assolutamente necessario appunto anche per uno psicoterapeuta che magari uno può dire non è il mio compito quello di prescrivere o conoscere i farmaci, ma in realtà io credo che conoscere le principali classi di farmaci serva assolutamente non solo in ambito clinico allo psicoterapeuta, ma perché secondo te quante volte gli verrà chiesto da un paziente che sta assumendo meno psicofarmaci se secondo lui, secondo lei è la via giusta, no? Io credo che ormai ci siano veramente poche persone che non abbiano mai assunto uno psicofarmaco nella vita, né bene né male. E io come te sono fermamente convinta che bisogna conoscere sia per assumerlo per decidere di prescrivere un farmaco, ma anche sia coscienziosamente, consapevolmente decidere di non prescriverlo. Però bisogna conoscere innanzitutto a che cosa serve e quali sono gli effetti che il farmaco può dare. Poi è molto interessante, come ho fatto l'anno scorso, sapere che idea hanno, no? della psicofarmacologia anche gli allievi, perché per esempio è ancora molto controverso nella nostra società decidere se io assumo un farmaco perché sono malato o se assumo un farmaco perché non sono malato. Quindi ancora lo stigma e la grande distinzione tra le malattie mentali da tutto il resto invece delle malattie organiche che sono più legittimate, no? Il paziente è più legittimato a assumere un farmaco perché è iperteso piuttosto che assumere un farmaco perché è depresso. E poi entreremo anche nel vivo di alcuni casi che io ho seguito per insomma stimolare un po' di curiosità in questo senso agli allievi. Insomma, introduciamo da un paio d'anni un argomento anche un po' nuovo forse per il training informativo degli allievi che Sì, tra solitamente l'altro non toccava. indicato da tutti i programmi ministeriali. Il tema è anche, insomma, la conoscenza della farmacocinetica, la conoscenza dei principi attivi, di come funzionano, eccetera, chiarisce anche che cosa ci si può attendere da un farmaco, cosa non ci si può attendere da un farmaco, qual è la relazione appunto anche con un medico, con i colleghi che li prescrivono, perché insomma al centro c'è sempre, come dire, il paziente, la sua famiglia, le sue storie. Sì, io non ho la pretesa di ovviamente formare dei piccoli farmacologi, questo assolutamente non sarei nemmeno in grado probabilmente, però almeno di dare quell'idea di quelle grosse, grandi classi di farmaci, infatti parleremo di principio attivo, non parlerò di brand durante il seminario di sabato, ma assolutamente il farmaco credo che entri in modo preponderante. Delle famiglie dei pazienti che poi li assumono con tutto il giudizio che si porta un po' dietro, Tu puoi parti dai casi, ecco, cioè sì, assolutamente. naturalmente Io sempre dalla clinica. porterò un caso abbastanza complicato. Ho voluto scegliere un argomento relativamente nuovo perché sono fa stati fatti dei nuovi studi sugli stabilizzatori dell'umore, che nascevano fondamentalmente per le gravi forme epilettiche tanti anni fa, invece
Poi lo studio ha portato a vedere che hanno anche degli altri effetti, agendo sempre sugli stessi canali neuronali, effetti appunto di equilibrio, insomma, di portare a un eutimismo la persona che lo assume, quindi farò un caso probabilmente, non lo spoilerare subito agli allievi su questo. E quindi poi la prima parte di solito della giornata è quella anche forse un po' più pesante da seguire perché comunque... susseguirsi di informazioni, magari con qualche richiamo appunto alla neurofisiologia, alla neuroanatomia, e poi parleremo, cosa molto importante, della risposta individuale al farmaco, perché è vero che è molto importante conoscere che cosa noi ci aspettiamo da quel farmaco, quindi quali sono le indicazioni per cui viene prescritto meno, ma anche la risposta individuale del farmaco, perché ci sono studi, soprattutto sugli psicofarmaci, che una stessa molecola somministrata agli stessi dosaggi dà su due persone differenti due effetti differenti, no? Un po' come lo studio dell'effetto placebo, poi del resto. Ecco, ma tu nella pratica clinica come fai a conciliare l'essere psicoterapeuta ad essere, come dire? Allora, io ho voluto fortemente fare lo psicoterapeuta come strumento. Io mi ricordo che dissi a Gabri, che è stata la mia insegnante al primo anno, che volevo conoscere, volevo avere altri strumenti per comprendere il disagio, soprattutto delle famiglie, perché io lavoro prevalentemente, diciamo, tra le tante cose che faccio in questa residenza per disabili, sia psichici che non, ma soprattutto con un'impronta psichica forte, il disagio lo porta tutta la famiglia, non lo porta soltanto la persona che diciamo è il paziente designato, no? Noi chiameremo. E quindi mi sentivo che mi mancavano degli strumenti in quel senso. Dopodiché cioè, mi occupo anche di psicoterapia, tra virgolette, come dico sempre io, normale, no? Con persone che ci portano problemi comuni della quotidianità, senza essere affetti da nessun tipo di disturbo. E, no, devo dire che questo mi arricchisce, più che come riesco a conciliarlo, questo mi arricchisce molto come medico. Tu poi lavori in un territorio estremamente complesso, che è quello anche della terza età, Sì, delle assolutamente, io... persone che, come dire, superano, come me, prossimamente, ecco, gli ANTA, ecco, entrano negli ANTA, eccetera. In realtà io di formazione sono geriatra e non puoi immaginare quanto venga tralasciato il disagio psichico di una persona che abbia compiuto ormai, diciamo, oltre 65 anni. Viene completamente cioè dopo i 65 anni una persona non è più in grado di avere delle emozioni, di avere di poter ottenere dei cambiamenti. Così è, così deve morire, non è così. La maggior parte dei miei pazienti che prima ho definito normali in studio sono over 70 e non vengono perché devono farsi curare la demenza senile piuttosto che l'aterosclerosi, ma vengono magari perché hanno problemi col marito, perché hanno problemi con i figli, cioè cose normali che secondo me, l'ho detto già in un'altra occasione, in un'altra riunione con i colleghi, noi ci dimentichiamo che non è che dopo i 65 anni uno basta, non si modifica più, anzi, danno anche molta soddisfazione e sono anche molto determinati dal voler stare bene anche psicologicamente. Peraltro, ho fatto anche molte consulenze a alcuni conoscenti degli allievi che mi hanno sentito l'anno scorso, quindi insomma si vede che qualcosa è rimasto. Ah, tu condivido la richiesta recente, così, di una persona ottantenne che non si accontenta, che soffre di un disturbo d'ansia e non si accontenta di un ansiolitico, e ha chiesto una psicoterapia, ecco. È interessante, eh? Questo è una gran cosa perché di solito arrivano purtroppo questi pazienti che assumono tipicamente l'alprazolam, perché chi ha adesso 70-75 anni, quando ne aveva 30-40, andava molto l'alprazolam come molecola, veniva dato un po' da psichiatri e non anche dai medici di base, che lo assumono magari da 40 anni, non ha più alcun effetto da un punto di vista biologico e fisiologico, non ha più alcun effetto, però
se la persona smette di prenderlo, non dorme la notte, no? È qui che poi entra invece la psicoterapia. Quindi tu devi, puoi accompagnare a lasciare una molecola che di fatto non ti serve a niente, e magari ti dà anche degli effetti avversi, o se vuoi prendere un farmaco che ti serve. Faccio un esempio, per un problema renale non lo puoi prendere perché prendi l'alprazolam, è qui che veramente la terapia, la psicoterapia deve servire a qua. Ma anche con pazienti più giovani, l'accompagnamento al farmaco che a volte è utile, perché nelle grandi psicosi io di certo non andrò a dire che la psicoterapia è l'unica chance, no? Nelle grandi psicosi purtroppo il farmaco serve come? Ma ho visto anche per esperienza personale che si possono abbandonare lentamente. Io sono anche membro di IPDV, non mi chiedere L'acronimo. l'acronimo in inglese, che è questa società fondata da Tebaldi, che è un psichiatra, per la deprescrizione farmacologica, che studia la deprescrizione farmacologica. Ci sono proprio degli studi biologici sull'inefficacia dopo tanti anni di alcuni psicofarmaci, sui grandi effetti deleteri che hanno e sulla possibilità di deprescrivere in modo del tutto sicuro, sia chiaro, perché poi una persona che assume uno psicofarmaco da tanti anni non è lo 0,5 mg di alprazolam, magari è un risperidone, se lo toglie all'improvviso, forse poi qualche problema da un'altra parte ce l'abbiamo, no? Insomma, lavoreremo con i pregiudizi come al solito, Altro che. cercando di fare in modo che i pregiudizi diventino occasioni di conoscenza per sé e per gli altri. Bene, che Valentina. Quello che, no, concludo solo dicendo che quello che cerco sempre di lasciare è uno stimolo alla curiosità, al voler saperne qualcosa di più. Questo per me già è un portare a casa un successo. Grazie mille, Grazie a te, buon Enzo. seminario a tutti. Grazie.